sta preparando? Studente prima del menù di Pasqua. Vediamo. Che andrò a degustare con la mia famiglia per stasera. Ma che bellezza. Le classiche torte pasqualine. E il lavoro ne fa ancora un po' o è fermo completamente? Diciamo che non c'è più un conto diretto per le persone che vengono delle barine. Pensa di accedere a qualche contributo? Cara, adesso non mi devo dire. Anche perché sa, gli riprendono, poi gli rivolgono. Bene, il potere quello lì. Ma neanche gli regalano, Come sta, signora Lucia? Ma io lo vedo sempre. Ma pensa a te, chi è? Senti. Sì. E c'è mia patata che prepara i canteletti salsa rosa. Buoni. Poi facciamo dei soffritti con lo spazio. Detto niente. La torta pasqualina e per finire tanta speranza. Allora, tanti auguri di buona Pasqua. Grazie. Grazie. Grazie a tutti voi. Grazie, signora. Andrà tutto bene. Andrà bene. Ecco, guarda che bellezza, questa è da mettere in forno. Quanto ci sta poi in forno? 55 minuti. Per bianco sopra? E la glassa che stiamo mettendo. Come va? È ovvio che purtroppo con questo casino anche noi ne risentiamo. Per forza. Abbiamo paura del contatto con la gente. Abbiamo dei dipendenti. Tanto da fare come potete. Eh sì, perché abbiamo servizio da dare. Buongiorno. Cosa sta facendo? Pasqua e ora in Pasqua. Cerchiamo comunque di mantenere la tradizione. Cerchiamo comunque di questa sera finire per la bandiera dell'Italia. Un uomo, diciamo, patriottico. Sì. Avete dei buoni ordinativi? Rispetto agli anni scorsi ovviamente sono calati. Essendo una famiglia che ci mangiamo su questa attività, certo. Ovviamente sentiamo un pochino, però andiamo avanti. Come va? Stiamo vivendo da eremiti. Quanti parrocchiani ha? Sono 8.000 parrocchiani, 3.300 famiglie. E il giorno di Pasqua che fanno? Ai ai ai, a Pasqua. Pensavamo di celebrarla diversamente, non così. Però la Pasqua verrà, Cioè, Gesù risorge anche indipendentemente dal virus, no? Esattamente. E questo diventa buona notizia. Una vita rinnovata e devo dire che mi ha sorpreso vedere una generosità in un momento così di restrizione dove uno pensa soltanto a se stesso e invece ho avuto una testimonianza forte. È vero, lo sto verificando anch'io dal mio punto di vista. Buona Pasqua. Buona Pasqua. Buona Pasqua. Anche a lei, anche a tutti gli italiani. Grazie. Buona Pasqua, buon lavoro. Tanti auguri di buona Pasqua. Chi è quello? Grazie. Tanti auguri a lei e alla sua famiglia. Anche a voi tanti auguri. Buona Pasqua. Buona Pasqua. Buona Pasqua. Grazie mille. Grazie. Buon lavoro e buona Pasqua. Grazie.